Ciao a tutti ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Mi Rassegno Stampa. Adesso, quello di maggio è stato un mese carico di avvenimenti importanti, avvenimenti che io non ho minimamente seguito perché sono stato impegnatissimo a lamentarmi di questo clima di merda. Ora, per chi non lo sapesse, maggio è quel mese che ha 31 giorni, ognuno dei quali parte con quel sapore estivo di danza coduro e finisce la sera con Last Christmas Day Wham. Partiamo subito però con quello che secondo me è stato veramente il grande evento di questo mese. Questo mese sarebbe potuto iniziare e finire in questo modo, con questo grande approfondimento che faremo oggi sul Royal Wedding. Adesso Harry Windsor e Meghan Trainor Markle, come si chiama lei? E Meghan Markle si sono sposati, sono convogliati a nozze, sono felicissimi e noi non potremmo essere più felici per loro. Unica, diciamo, nota dolente è stato sicuramente da una parte il vestito di lei, criticato anche da Enzo Miccio, e se Enzo Miccio ti critica il matrimonio, anche se sei la regina, è fatto un matrimonio di merda. Questo scollabarca, diciamo che è affondato al primo passo dentro la chiesa. Inoltre diceva anche Enzo che non si porta un braccialetto se sei una sposa, perché sei già così agghindata che mettere il braccialetto, che cazzo lo fai a fare? Io aggiungo pure, il braccialetto toglie importanza all'anello, come se tu ti facessi i capelli nuovi ma un tatuaggio in faccia e dicessi: hai notato qualcosa di diverso? Comunque, siamo contenti per loro, ma forse la cosa più interessante del matrimonio fra Harry e Meghan è stato David Beckham. Parliamone. Bono. Diciamo che internet è stato pregno di commenti sostanziosi. Non ho ancora superato le foto di David Beckham di ieri. Vabbè, David, sì, lo voglio. Victoria è stata criticata. Questo muso lungo? Ma il muso lungo lei ce l'ha sempre... Mamma mia. Dall'altra parte i miliardi, cioè, capito? Però ha la forza comunque di mantenere questo contegno e questa plomba. Un contegno che, ti posso dire, potrebbe passare per gioia se vai ad analizzare il viso di un'altra persona. Sai perché? Perché al matrimonio era anche presente l'ex di Harry. E questa è stata la sua faccia durante tutta quanta la cerimonia. Vabbè, diciamo che lei ha scelto e ha optato per un look opposto a quello della sposa, che era in bianco. Lei ha optato per un total black. In un certo senso è stata un'allegoria, una sorta di legge del contrappasso. Ecco, diciamo che la nostra... Com'è che si chiama lei? La nostra ex, diciamo che sperava che al posto della sposa all'interno della chiesa entrasse una bara, ecco, e si era vestita per l'occasione. Ma andiamo avanti. Adesso, come in passato Maria e Giuseppe dovettero abbandonare Betlemme per arrivare a Nazareth, Chiara e Fedez tornano in patria con il loro pargoletto. Leone, Gesù, Lucia, Ferragni, Instagram. Allora, guarda, per me è inutile dire, Chiara, Fede, voi siete i miei nuovi Brangelina. Io, se posso, questo Natale faccio un presepe in vostro onore, metto leoncino come Gesù e come stella cometa. Una cosa importante è fare un grande in bocca al lupo a Fede e J-Ax per il concerto del 1 giugno. Me la sentivo di farla, anche perché secondo me si sposa benissimo questo augurio con la prossima notizia, che rimane sempre all'interno del panorama della musica italiana. Parliamo di un astro nascente, parliamo in un certo senso di un visionario e di un grande paroliere. Ecco, l'incrocio perfetto fra Mozart e Mogol. Si chiama Young Signorino ed è il tormentone. Tutti parlano di Young Signorino. Ci è o ci fa? Lo abbiamo chiesto a Big Fish. Beh, grazie! Che è un pochino come chiedere a Lori del Santo che cosa pensa di Paolo Sorrentino. Cioè, non lo so. Vabbè, ma lei si è espressa riguardo. Lei prende ispirazione dai più grandi registi per fare le cose che fa, da Sorrentino. Secondo me è un modo innovativo per insultare qualcuno, effettivamente. È come dire che io prendo ispirazione per come resto da Marc Jacobs, capito? Pomba! Stroncato! Vi dico solo che le canzoni di questo ragazzo, 19 anni, le canta anche mia zia. Nel momento in cui mia zia canta una canzone, vuol dire che sei veramente arrivato ovunque. Per chi non lo conoscesse, citiamo alcuni dei suoi testi, delle sue opere, ecco, forse sarebbe più giusto descriverle così. La danza dell'ambulanza e Padre Satana. No, ecco, una cosa importante è che si definisce la MILF della trap, o anche il Marilyn Manson italiano, o anche no. Ma continuiamo a parlare di Satana e spostiamoci al Met Gala. Met Gala è stato a tema papesse, angeli e creature maligne. Ma qual è stato il tema del Met Gala esattamente? Ok, abbiamo Rihanna che si veste da papa. Abbiamo Rihanna che si veste, grazie Met Gala, questa è un'esclusiva. Abbiamo Blake Lively. Ma ragazzi, ma c'hanno dei vestiti pazzeschi. Ragazzi, Katy Perry è Black Swan. Ma l'hai vista?
Sara Jessica Parker è la Madonna. Comunque, parliamo sempre di moda, rimaniamo sempre nell'ambito e andiamo a parlare un pochino della Venere nera. Siamo tutti contenti di lei, tanti auguri Naomi Campbell perché compi 48 anni e sembri mia sorella. Ora, io posso fare una domanda? Cioè, ma ste persone, ok che sei impaccato di soldi, ma cos'è che fai esattamente? Rimaniamo sempre a parlare però comunque di bellezza. Nina Morić dice, non ho fatto nessun intervento chirurgico. Non so perché abbiano tagliato al ginocchio, però andiamo avanti. Cristiano Ronaldo, ennesima prova costume superata e finalmente ci svela la sua dieta, ecco, mostrandoci semplicemente un selfie al ristorante. Ora la mia domanda è: da quando il cibo che fotografi è quello che ti mangi? Sappiamo che tutte quante le instagrammer prendono il panino, lo appoggiano alla bocca e poi lo fiondano. Ma Cristiano, è il fritto? Te mangi il fritto dei calamari? Questo qui era del tavolo vicino, gli ha detto scusa un secondo, posso fare una foto? Io faccio il contrario invece, io sto facendo un periodo nel quale faccio credere a tutti quanti di essere super healthy. In realtà ieri mi sono mangiato una carbonara. Come fai a non averla mai mangiata? Non la fotografi ed è come se non fosse mai esistita. E questa qui era la foto dopo la buffata. Ma vaffanculo Cristiano Ronaldo. Concludiamo questa rubrica con una carrellata molto veloce. Questo mese è stato anche il mese nel quale un uomo ha chiamato la polizia per aver ricevuto un piatto di cozze troppo piccolo. Abbiamo avuto un'altra donna che ha comprato una banana online e l'ha pagata 1.000 euro. Allora, questo va affrontato assolutamente, non possiamo passarci sopra. Gianni O'Laurel, il vestito è giallo e oro o è blu e nero? The New Frontiera. Praticamente io sentivo un'altra cosa, ma hanno spiegato che o senti uno o senti l'altro. Io sapete che cosa sento? Jehemi. Che vuol dire mi senti? Se ti dico Jehemi, senti Jenny O'Laurel. Ragazzi, ma non è che L'Oreal in realtà è Ian Real. E noi abbiamo sempre sentito male. A parte queste cose, abbiamo Liberato che ha fatto il concerto il 9 maggio, ma che non si è ancora svelato. C'è stato Khan, ma sti cazzi. Pupo che si è sballato di Khan ad Amsterdam. È morto per finta Eddie Murphy, però è morto per davvero suo fratello Olmi e Philip Roth. Chi sono i vivi del mese? Abbiamo la regina Elisabetta, Roberto Saviano, Pippo Baudo che campa senza problemi. Voglio un top, Andrea Damante. Pam! Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qua sotto facendomi sapere qual è stata la notizia che vi è più piaciuta e magari anche facendomi sapere se me ne sono persa qualcuna, così che commentiamo qua sotto altre notizie. Io come sempre vi auguro un buon inizio di giugno e vi lascio con la frase del mese. Una volta ho aperto un mini bar e dentro c'era un barista nano.